diciamo che Gagliano di Matteo ebbe una grande eredità, intanto l'eredità dell'assunzione sia all'Agip che all'Anice di Gela, ma a parte questo lasciò nel suo come un testamento, diciamo, che a Gagliano doveva sorgere uno stabilimento per la capacità assorbitiva di 450 unità, ed è stato fatto, oggi non esiste più, ma per Mattei quella fu una grande prova e un grande regalo che ho voluto fare al nostro paese. Il monumento Enrico Mattei è stato ideato di noi lavoratori dell'AGIP. Quando abbiamo formato l'associazione dei pionieri, abbiamo avuto l'idea di ricordare Mattei con qualche cosa che rimanesse sempre viva nel tempo, per tutti. Quindi, con l'appoggio dell'associazione, abbiamo realizzato il monumento. Questo è stato un dono, un regalo che i lavoratori dei pionieri hanno voluto fare all'amministrazione e alla cittadinanza. C'erano tante autorità, autorità ecclesiastiche, autorità politiche, il vescovo, e 300-400 persone, almeno quasi mezzo paese, ha partecipato a questa manifestazione. E sono venuti in quell'occasione anche i vertici dell'AGIP di Gela, il caposettore e tanti altri del settore. Il busto in bronzo realizzato dallo scultore Giovanni Vona è stato posto sopra un'asta di perforazione attaccata allo scalpello, come se Mattei ancora vorrebbe perforare la roccia per trovare ancora il petrolio. Questo monumento l'abbiamo inaugurato il 29 aprile del 2002. Chi lo doveva dire che in un paese così come Gagliano, un paese piccolo, un paese che viveva solo di agricoltura, sentire dire che doveva venire Mattei, un uomo di un certo calibro, un uomo che a livello politico era già arrivato a livello internazionale, conosciuto di tutto il mondo, venire a Gagliano, quindi per i gaglianesi fu un giorno di festa, un qualche cosa di straordinaria festa, tant'è vero che fu accolto con la musica, con migliaia e migliaia di persone che hanno sfilato in corteo e tantissime cose, veramente, è rimasto contento lui e tutta la gente era contentissima quel giorno. E qui il balcone, da questo balcone proprio Mattei quel giorno, da quel balcone, parlò al popolo di Gagliano. Parlò al popolo di Gagliano, lui e tantissime altre personalità politiche e religiose hanno tenuto un lungo discorso. Proprio da quel balcone Mattei disse a Gagliano: c'è l'oro e c'è per tutti benessere e lavoro. Diceva: fate tornare i vostri figli, i vostri mariti dall'estero, perché qua ci sarà lavoro per tutti. Il suo discorso si chiuse con un caloroso e interminabile applauso, mentre dalla folla si sentivano tante voci che invocavano Mattei di restare con noi. La gente gridava ad alta voce: ingegnere, si resti qui con noi, ingegnere, si fermi qui stasera, e tantissime altre proposte. Lui dopo alzò le braccia e disse: lo farei volentieri, ma non posso perché ho tanti impegni, altrimenti mi sarei fermato. Ma vedo che siete tutta brava gente e vi terrò a tutti nel cuore.